Ciao a tutti ragazzi, qua con un video oggi vi faccio vedere un altro video in collaborazione con il sito Buon Pitti Store. Io collaboro con loro ormai quasi da un annetto, periodicamente mi mandano dei prodotti che gratuitamente che appunto scelgo io, mi fanno scegliere su alcuni prodotti e io appunto li faccio vedere nei video e faccio delle nail art. Qui sotto nell'info box trovate il link a tutti quanti a questi prodotti che ho scelto e anche il link a tutti quanti i video della playlist precedenti, quindi altre collaborazioni sempre con questo sito. Vi consiglio di guardarla perché comunque all'interno dei video faccio vedere le nail art che vi sono sfuggite. Iniziamo subito, vi faccio vedere che cosa mi è stato inviato questa volta, cioè che cosa ho scelto. Come prima cosa ho scelto questo qui, pensavo fosse molto molto più piccolo in realtà dal sito. Se infatti andate a vedere sembra insomma molto piccolo, in realtà è grande insomma, e arriva all'interno di questo cilindro di plastica. Adesso vi faccio vedere che cos'è. È praticamente un attrezzo da nail art che ha da una parte una spugnetta tonda, molto molto morbida, e dall'altra invece una parte in silicone, anche questa molto molto morbida. E questo è a parte molto molto carino. Qui c'è scritto il sito, il nome del sito, e qui ci sono tutti questi strass all'interno che ovviamente però non si possono utilizzare. Diciamo, questo è solo il manico. Una cosa molto carina è che si sfila sia la spugnetta appunto per essere cambiata che la parte in gomma, si tolgono molto facilmente. Entrambe le parti hanno vari utilizzi, la parte in spugna diciamo può essere utilizzata ovviamente per fare le sfumature, quindi per sfumare uno smalto e appunto fare delle sfumature sull'unghia, e può essere anche utilizzata per applicare la polvere mirror perché appunto è molto morbida e si riesce abbastanza bene appunto a fare questo movimento qui per stendere la polvere sull'unghia, perché comunque il tessuto è molto simile a un qualsiasi applicatore per ombretto, quelli che appunto si utilizzano solitamente per applicare la polvere mirror. Invece la parte in gomma può essere utilizzata ovviamente per gli stamping, quindi quando utilizzate gli stamping, una volta tolto l'eccesso, questo può essere utilizzato come tampone per appunto prendere il disegno e applicarlo sull'unghia. È molto morbido, quindi per questo utilizzo è molto valido, penso. E poi può essere utilizzata anche per fare le sfumature. Infatti spesso vedo utilizzare questi tamponi delle stamping per fare appunto le sfumature sull'unghia, come se fosse una spugnetta. E con questa parte in silicone si sfumano molto bene, si uniscono bene i colori che appunto andrete a sfumare. E quindi può essere utilizzata anche per questa cosa. La parte in silicone vi durerà, penso, finché appunto non si romperà proprio la gomma. Mentre la parte in spugna, anche se penso che se lo utilizzate con gli smalti, anche se l'andrete comunque a lavare, penso che comunque dopo non troppo andrà comunque cambiata, dipende poi comunque se utilizzate smalti scuri o altre cose. E quindi questo qui è il primo prodotto. Poi ho scelto questi che servono per rimuovere il semipermanente nelle unghie, sono praticamente dei cartocci con all'interno già il solvente per unghie. A me mi è arrivata sia la confezione da 50 pezzi che è sigillata, ancora non l'ho aperta, e sopra la confezione c'erano questi due patch. Non so come mai sono arrivati separati, se comunque fanno parte di 50 pezzi, seppure sono in più, non lo so. Queste sono delle bustine, come vedete, sembrano delle bustine appunto delle salviette. Invece va appunto tagliata una parte. Va appunto tagliata una parte della bustina, inserito all'interno il dito con l'unghia. Qui dentro c'è appunto un pad imbevuto di solvente. E poi si va a fare appunto il cartoccio con questo prodotto. Vedete, è praticamente carta stagnola, molto facile da malleabile, insomma, e appunto si attacca sull'unghia. E dopo 10 minuti di posa si può rimuovere il semipermanente. E quindi questi sono molto utili per insomma velocizzare i tempi. Li proverò, vi farò sapere. E poi come ultimo prodotto ci sono questi, sono delle decorazioni per unghie e ho scelto queste piccole pietrine. Adesso lo apro. Appunto una rotellina con all'interno queste piccole pietrine. Sono proprio delle pietre minuscole di vari colori e di varie misure. Molto molto carine. E adesso vi lascio alla nail art.
Cominciamo subito con la Nart. Dopo aver applicato una base trasparente e protettiva su tutte le unghie, per la base della mia decorazione voglio andare a utilizzare la spugnetta in silicone, così vi faccio vedere la tecnica della sfumatura con il silicone. Con questa tecnica si può avere del risultato davvero particolare, perché a seconda dell'intensità della sfumatura avremo delle unghie simil marmo, in modo davvero semplice e veloce. Io ve la farò vedere in due colori, comincio con il bianco e il bordeaux. Tappo qualche goccia di smalto sia bianco che bordeaux su un pezzettino di carta e lo vado a prelevare con il tampone e subito lo vado a sfumare sull'unghia, ricoprendo tutta la superficie. Potete aggiungere più bianco o più bordeaux per avere dei risultati diversi. Per avere una nail art meno carica potete fare prima una base di bianco, quindi sempre con il tampone applico sull'unghia soltanto il bianco e subito dopo vado a mischiare sempre un po' di bianco con il colore e lo vado ad applicare sull'unghia leggermente sempre con il tampone. Questo effetto ve l'ho fatto vedere con lo smalto blu e lo smalto bianco. State attenti a ricoprire tutta l'unghia. Una volta ottenuto il risultato che vi piace su tutte le unghie, bisogna andare a pulire tutto il contorno delle cuticole. Io utilizzerò una penna correggismalto, ma in alternativa, prima di applicare lo smalto, potete applicare sul giro cuticole il lattice liquido. Questa tecnica, oltre all'effetto marmo, ricrea molto bene l'effetto water marble e se vi piace appunto quella tecnica che è molto difficile da realizzare, in questo modo avrete un metodo molto più semplice. Sulla mano dove ho utilizzato il blu e il bianco, in alcune unghie l'effetto sembrano delle nuvolone oppure del fumo. Insomma, con la spugnetta in silicone potete ricreare delle tecniche davvero difficili da realizzare con pochissimi passaggi. Per concludere la mia nail art vi faccio vedere come applico questi piccoli sassolini, perché sono proprio dei sassolini, infatti sono per lo più rotondeggianti di varie misure. Se utilizzate soltanto gli smalti semplici non ve le consiglio perché comunque utilizzare soltanto il top coat per farle rimanere sull'unghia è un po' difficoltoso perché appunto, come vi dicevo, sono rotondeggianti, quindi non aderiscono per niente bene all'unghia. In alternativa potete utilizzare la colla per unghie, oppure per essere sicuri che i sassolini non vengano via dopo pochi giorni, vi consiglio di utilizzare il gel top coat o il semipermanente. Io lo vado ad applicare con il top coat smalto, anche se so che appunto durerà poco. Su un'unghia vado a ricoprire la parte superiore facendo un triangolo verso le cuticole con i sassolini color oro, mentre sulle altre unghie dove ho fatto la sfumatura blu e bianca vado ad utilizzare i sassolini blu verdognoli e vado a fare una riga di sassolini che segue appunto la sfumatura dell'unghia. Come vedete, vedendo l'unghia di profilo, i sassolini sporgono molto, quindi sicuramente vi ripeto, questi sassi sono utilizzabili soprattutto con la ricostruzione unghie o semipermanente. Un'altra cosa da sapere su questi sassolini, secondo me, è che non possono essere utilizzati singolarmente, quindi un solo sassolino sull'unghia, secondo me, non ha nessun senso, ma sono invece molto molto carini utilizzati in gruppo, quindi con decorazioni, con più sassi. Fatemi sapere questo nei commenti cosa ne pensate di questa nail art e anche di questi prodotti. Fatemi sapere se vi piace di più la versione blu e bianca o bordeaux e bianca. Per qualsiasi domanda non esitate a chiedere, ringrazio come sempre il sito Bon Petit Store per avermi inviato questi prodotti, mando un grosso bacio e alla prossima, ciao!